Cosa hai sentito? Un frastuono e poi sentivo gli allarmi, però nessuno avrebbe immaginato, insomma, una cosa così. A che ora? Verso le 4, se non sbaglio. Colpo nella notte alla filiale di UbiBanca di Olmo, in azione una banda di professionisti che prima hanno fatto saltare il bancomat e poi, utilizzando un'auto rubata come ariete, hanno sfondato l'ingresso dell'istituto di credito. I malviventi sono entrati in azione attorno alle 4 e in una manciata di minuti sono riusciti a mettere a segno il colpo, dandosi alla fuga con un bottino di quasi 50.000 euro. Purtroppo qui non temano più nulla, qui non c'è telecamere, non c'è mezzi, non c'è niente da fare. Secondo una prima ricostruzione, la banda con una Fiat 500 rubata qualche giorno fa a Rigutino prima si è lanciata in retromarcia contro la vetrata d'ingresso della banca sfondandola. Quando sono arrivata era già successo. C'era la polizia, la macchina ancora in moto, la 500 bianca, il bancomat sì, già saltato, la vetrata già rotta, tutti i pezzi. Non solo alla televisione, però quando poi magari te le vedi non è molto piacevole. Una volta creato il varco, i banditi sono entrati all'interno dell'istituto, concentrando sin da subito le loro attenzioni sulla cassa del bancomat, che era stata caricata da poche ore in vista dei prelievi del fine settimana. Per farla saltare in aria avrebbero utilizzato della polvere da sparo, dell'acetilene. Sinceramente qualcuno mi ha detto ha pensato a un incidente, non arrivavano mai a pensare una cosa del genere. A questo punto la fuga con l'intero contenuto, circa 48.000 euro. Al momento dei banditi, che sarebbero scappati a bordo di un'altra auto, nessuna traccia. La squadra mobile della questura di Arezzo, guidata dal dottor Francesco Morselli, sta portando avanti le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto questa mattina anche i vigili del fuoco. Era rimasto pericolante il vetro di fianco all'entrata principale e la porta stessa d'ingresso. L'auto con la quale la banda si è data alla fuga, un Alfa Romeo Giulia grigia rubata qualche giorno fa a Prato Vecchio, è stata ritrovata nel pomeriggio in località Poggio Ciliegio all'interno di un boschetto. Sui sedili posteriori presenti ancora alcune banconote da 10 euro. A pochi metri di distanza è stata inoltre ritrovata anche la cassa del bancomat che i banditi avevano portato via.